Ciccio! Ciccione! Eccolo! Il mio bel pompattolone! Mio bel micione! Questo è il gatto nero di Belva Manet Lucidator! Mauro D'Amanto, il più spietato interventista di Radio TV in Italia! E vai! Il maialino è pronto ad aggredire gli ebrei frocetti coi cazzetti! Adesso per spegnere... schiaccio ancora sul rosso? Boh! Ciccione, eccolo, il mio bel pompattolone. Allora, caro Davide, io vorrei, come dire... Tu non mi credi? Io vorrei parlarti di figa. Donato è un eroe! È un eroe! Te, Cruciani, sei proprio un figlio di puttana. Te credi di cercare di azzerare me e portare avanti Donato da Varese perché lo puoi gestire e manipolare come cazzo vuoi, come fosse un bambolotto? A me non mi manipola nessuno, tantomeno te. Quindi tu è inutile che continui a fare proselitismo a Donato da Varese, che non sa un cazzo di quello che so io. Sei proprio un figlio di puttana, sei proprio un bel bastardo, ma tanto non mi fermi. Non mi fermi, Giuseppe, non mi fermi. Io sono un caterpillar, un carro armato, non mi fermi, hai capito? Io più mi osteggi, più mi incazzo e più reagisco. Tu lo so che ti fa comodo con Donato da Varese perché lo manipoli come vuoi. Certo, non ha la visibilità che ho io, non l'avrà mai. Basta vedere in TV. Non che lo dico io, i miei stessi fans hanno detto: cazzo, hai smerdato Cruciale, tu in TV sembravi che ci fossi stato da 20 anni. Cruciale quando è in TV sembra un bambino timido che diventa rosso, che non perde tutta la sua popolarità. Perché? Perché io sono un animale, in qualsiasi posto mi adatto, tu no. Tu sei adatto solo nella radio perché sei come un topino nella sua tana. Fuori dalla tana sei un coglione, ok? Sei un coglione comunque anche nella vita. E se pensi, caro il mio coglione, di usare i vocalist che faccio, ti sei già sbagliato, perché d'ora in poi la mia voce non si sentirà più, si sentirà solo le urla del silenzio. Vocalist, ti attacchi al cazzo, coglione. Con me è finito, te l'avevo detto, se entro venerdì non mi chiami te la faccio pagare. Non mi hai chiamato, io lo sapevo già, ma quello te lo prendi nel culo te, perché c'è cosa c'è di bello, sai che c'è, Cruciani? Che io non ci perdo niente, l'odio ce la perdi tu. E così dopo voglio vedere se ti danno ancora 600.000 euro all'anno a Radio 24 per fare un programma che continua a calare di audio. Hai capito, coglione? E allora siccome vuoi fare il coglione con me, tu il coglione con me non lo fai, hai capito? Perché me li te, Cruciani, con me li sbatto il cazzo, hai capito? Che a me, per me non conti meno con la mia scureggia. Scoccherei, perché io te non ti ho sposato, non sei mio fratello, non sei mio padre, non sei mio figlio, non sei nessuno. E quindi ti mando a fare il culo. Appena appunto nape. Vola, 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 nape Maya. Porca puttana, che male. Gialla, nera, nera, gialla, tanto Gaia. Ti venga un accidente, brutto sfigatone di un coglione ebreo schifoso. Porto qua che porta rogna. Per rubare il nettare da un melo. Porca puttana, che male. Eccomi, ragazzi. Sono incazzato nero, ve lo dico già da subito. Allora, coglione, ma come cazzo ti sei permesso di abbassare il mio microfono mentre ero al telefono? Intanto che ribatto con quella nullità, con quell'imbecille, scemo, ignorante, cretino, deficiente, idiota, comunista di merda, pidiota di Luca da Perugia. Ma che cazzo se lo caga? Luca da Perugia! Luca da Perugia! Ma che cazzo è quell'idiota lì? Tu, Luca da Perugia, sei una merda! Sei una merda! Oh, ti do uno schiaffo e ti stacco la testa, imbecille! E vedi queste mani? Queste fanno male, eh? Queste fanno male davvero! Brutto deficiente di un idiota! Ma che cazzo sei? Sei una merda! Sei una merda! Sei una merda! Oh, Cruciani, ma tu sei un deficiente!
perché tu il microfono a me non me lo tiri giù, la tiri giù quella puttana di tua madre, brutto pezzo di merda infame. Ma hai fatto proprio girare i coglioni, testa di cazzo, la faccio pagare. Aspetta che intervengo con la zanzara. Toh! Siete ridicoli, vergognatevi! There's always something about you, always something wrong. Taking solos when it's not your song. Ascolta, Cruciani, c'è probabilmente la telefonata di quel bastardo di Soros, della Merkel e di Macron, no Macron, Macron! Perché guarda caso sono tutti e tre ebrei! Che strano! Ma che strano! Che strano! Ma nemmeno Macron è vero! Ma perché? Perché? Ma almeno di qualcuno di vero, che ne so! Ma di qualche ma chi? Macron è ebreo, ma non è vero! Ma quando ma, che l'ha detto? Ma nemmeno la Merkel! È ebreo! Ma chi? Ascolta! Macron! Ascolta, ma tu c'è? Fai ma dove? Ci sei o ci fai? Ma non è così! Non ma è così! Ebreo! Grazie, ciao Pontida! Davide, questa è la copertina del signor La Corte. Eccoci qua. Signor La Corte. Il signor La Corte. Si sente. Cruciani, a me oggi non me ne frega un cazzo di Sansara. Hai fatto delle infamità e io l'ho scoperto ascoltando il podcast, brutto faccia di merda di un figlio di puttana. Hai fatto mettere anche un filtro per far sembrare la mia voce gracchiante, che sai benissimo che la mia voce non è gracchiante ma è profonda, bassa e da maschio. È una voce maschia la mia. Tu puoi dire quello che vuoi, ma le donne che sentono la mia voce dicono sì, è la voce maschia, me lo dicono loro. E hai messo un filtro che faccia sembrare più maschio quello di Parecchio, ma lui ha la voce gracchiante, lui. Non ce l'ho io la voce gracchiante da cornacchio. Ce l'ho lui, e avete messo dei filtri. Buonasera, sono in linea? La Zanzara. Mauro, che è Mauro? Mauro? No, vabbè, Mauro, dai. Mauro, ma perché mi avete messo in mezzo Mauro adesso? Ha chiamato Mauro, qui passa tutto al centralino. Non si capisce un cazzo di quello ma che dice. Ma cosa vuoi? Ma cosa allora, vuoi? Ma cosa vuoi? Mauro, mi hai rotto i coglioni, Victor. Ma vai da un logopedista, da un logopedista. Ma non si capisce quello che dici. Sei finito, sei morto. Sei finito. Ma che parlare? Poi, tra le altre cose, il cellulare nuovo l'ha comprato con reddito di cittadinanza. Lo compra con il reddito di cittadinanza il cellulare nuovo. Ma scusami, Mauro, dove l'hai comprato con reddito di cittadinanza? Certo, il telefonino, naturalmente. Certo. Mantenuto da Mantova. Certamente. Sei un mantenuto. Mantenuto, vergognati, mantenuto da Mantova. Mantenuto da Mantova. Mantenuto da Mantova. Perché il coglione di Cruciani, d'accordo con gli altri due imbecilli del centralino, hanno storpiato la mia voce per, dicendo si sente male, invece è tutta una balla per rovinare il mio intervento perché vogliono affossarmi. No, c'è il problema anche del budget!
Ah, l'estate il fottuto cornetto, ragazzi, cresciuto ai campetto. Oh, ebeti! Scendere in piazza per fare ammazzato. Complimenti davvero! Ora avete fatto ricomincia, senti quel brasiliano del cazzo! Salve, sono Luca da Perugia. Ho sentito che volete fare intervenire in Brasile. Oh, coglione! Brutto rosicone invidioso di merda! Che invece di fare l'idraulico come dici, cioè sei uno sturafogne, uno sturabidoni, che invidia perché noi facciamo rumors, io, Brasile e tanti altri, io c'ho un canale YouTube ed è seguitissimo, tu sei una nullità, un buono a nulla che non sa fare un cazzo, e allora sturati le tue fogne, i tuoi tombini e non rompere i coglioni, sfigato comunista perugino di merda. Ci hai rotto il cazzo, coglione! Ciccio! Ciccio! Mi sento meglio, perfetto. Possiamo cominciare la trasmissione, grazie. Buonasera, gentili telespettatori e telespettatrici di Telecittà e di Internet. Ben ritrovati di cuore anche oggi con Voce alla Gente, la nostra rubrica giornaliera di servizio di contatto. Andiamo a presentare l'ospite, una new entry per noi, un personaggio famosissimo, Mauro da Mantova, molto conosciuto nell'ambiente della zanzara, viene appositamente da Mantova. Grazie per aver accettato il nostro invito, Mauro, benvenuto. Bene, mi fa piacere. Buonasera, volevo dire una cosa a Mauro da Mantova. Prego. Allora, Mauro da Mantova io lo conosco perché ascolto la zanzara. Sì. E so che Parenzo, David Parenzo, quello il suo arcinemico, si è scopato le donne di Mauro da Mantova. Ma sei froccio? Ma sei froccio? Che mi sa. Allora, so che regolarmente sposato, allora, Parenzo, che ha sì, delle. Ma ci sono. Perché? Sì. Questa è novità, questa è una grossa novità stasera. Allora. Buonasera, chi è in linea? Mi sente? La sentiamo benissimo. Chi parla? Dai, io sono l'assistente di Cruciani, adesso le passo in linea a Parenzo. Dai, è uno scherzo, dai. No, è vero, state lì, cioè, aspetta un attimo. Scusa David, ma questa trasmissione in onda su Telecittà con Spatalino che ha ospitato Mauro da Mantova e ne hanno dette di tutti i colori, è già contro di te. Cioè, vanno fermati, sono un branco di imbecilli, gli sto mandando lì la polizia così ne bloccano e ne arrestano due cretini patentati, due criminali. Ah, siamo in diretta finalmente su quella zozza, quella roba lì, quella immondizia, è tutto registrato quello che hai fatto. È tutto registrato in quella tua trasmissione. Missione, quello che hai fatto, ti stanno arrivando, vengono i carabinieri a prenderti, altro che Telecittà, Telegalera diventa quella lì, tele due palazzi ti diventa, Telegalera, siete due criminali, mi avete offeso pubblicamente e io vi querelo e vi denunzio, no, non chiudere tu, non l'ho chiuso io, non chiudere, è saltata la linea, no, Giulio, è saltato un corno, ma sei un imbecille, un corno. By a jumbo jet. It wasn't easy. Parlano i tribunali, parlano i tribunali, parlano ancora, i tribunali, parlano i tribunali, in collegamento tribunali. Da Siena, in collegamento da Siena, David Parenzo, applausi. Vergognoso. Opinionista, interventista radiofonico di rara affidabilità, fine conoscitore dei meccanismi nascosti della politica internazionale. La sua è una voce genuina e maschia che non ha paura di lottare contro i burattinai di questo mondo, come Soros e Lungoni. Bellissimo. Il nome di Mauro da Mantova è sinonimo di affidabilità, un nome che fa tremare le stanze dei potenti e tiene sveglio la notte David Parenzo.
Ed è anche il nome che la fondazione Mauro da Mantova Onlus porta con onore, combattendo ogni giorno le battaglie del suo presidente, nonostante l'indegna censura imposta sul suo pensiero dalla radio di Confindustria. Da oggi anche tu puoi dare il tuo contributo e assicurare che il pensiero mauriano venga preservato. Io sono Lorenzo Bossi Fedrigotti e ti chiedo ancora una volta un aiuto. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Mauro da Mantova Onlus per studi di politica, economia e storia. Abbiamo fatto tanto insieme, facciamolo ancora. Un dossierista come me, io non mollo, finché non l'ho trovato non mollo. Diciamo che tra tutte le fondazioni la fondazione Mauro da Mantova mi sembra una delle più meritevoli, mi sembra molto interessante, insomma, farò il possibile, adesso parlo col commercialista. Ciao Ruffini. Beh, pronto a finanziare la fondazione Mauro da Mantova. Allora, il governo si vuole... Sono Parenzo, intanto, buonasera e lieto di fare la sua conoscenza. Tu sei una merda! Tu non conti un cazzo! Non sei nemmeno una merda! Asino! Sei un bastardo! Non rispondo alle merde! Io con gli scotti non ci parlo! Ciao, Giovanno! 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 Ciao, Giovanno! Oh, cognome della tua sorella! Porca il culo! La corte, metti la musica della famiglia Adams a sto mostro. Ma vai a fare il culo, fracio! Mauro? Radio 24, buonasera. Chi sei, c'è Rosa? Samantha! Ah, lavora! C'è Rosa con me! Dai, guarda che prima o poi ti posso fare un giro in moto! Grazie, allora presto! Naturalmente sì. È italiana! È una quattro cilindri italiana! Meno male! No, non è giapponese, è italiana! Carissima! Buona serata, Mauro! Ciao, grazie! La pasta e regia! Ciao! Mauro? Chi sei te? Qualificati la zanzara, buonasera. Ho capito, Mauro. Ma devo sapere chi sei. Grazie. Ce ne sono tanti al centralino di coglioni, devo sapere quale. Sono Emiliano, quello che ti invita quotidianamente a recuperare la dentiera prima di intervenire. Ti collego. La dentiera ce l'ho messo su per il culo. Idiota! Greg da Tenerife, ormai è un mondo ribaltato, in alcuni casi hai ragione tu, esatto. Però amico mio, sti cazzi, se lui vuole difendere la Costituzione, pensa di difendere la Costituzione e tu dici che è colpa mia. Io penso che sia colpa tua, perché gli hai dato voce, gli hai dato una possibilità di esprimersi e soprattutto non consideri questo un personaggio ributtante e pericoloso. Io invece lo considero un personaggio molto pericoloso. Per esempio Mauro da Mantova, come lo consideri tu? Signor Mauro da Mantova, una persona bisognosa di aiuto e di assistenza. Però quando tu ieri hai detto che ha regalato la bicicletta al rider e la PlayStation al demone. Ieri mi ha prontamente scritto e mi ha detto: adesso voglio recuperare. A Mauro la dentiera no. Perché mi piace sentirlo così. Mi piace sentire la voce. Alla Squid Game lui, no? Cioè, ti piace sentirlo con la voce che non si sente un cazzo. Sì. Il poveraccio. Così l'ho definito, il poveraccio, questi imprenditori. Adesso voglio recuperarlo. Mauro, però... mi sembra che ci sia Mauro da Mantova, però. Signor Mauro da Mantova, sentiamo un po', sentiamo se la voce è chiara stasera. Primo, devo salutare Martina e Leonardo che sono non cominciare con le cazzate qui. Non è mica Radio Bubù che puoi fare le dediche ai fans. Ma chi cazzo sono sti pazzi? Ma non c'hai fan, sai, hai degli imbecilli, non sono fans, sono dei poveracci che ti scrivono perché sono impietositi da te, perché ti sentono qui. Tu sei un grandissimo coglione, ma è quello che vabbè, che dai. Mauro, dimmi cosa vuoi, perché dai, forza. Alza la voce. Ieri sera sono andato a fare un tore con la questa con il febbre. Sono andato al supermercato Carrefour, che è ebraico,
Ah, ho cellulato. No, la canzone è francese. È francese. È francese. Purtroppo non. Che bello! Ma che Carrefour dovrebbe essere bello? Che soddisfazione. Impagabile. Ma scusa, ma è... impagabile. Ma che impagabile? Ma sei andato in giro con la febbre a 38, non ho capito. Vabbè, ma questo è il minimo, mi pare. Sono andato sul supermercato e girato con la mascherina con giù dal naso, con il naso fuori. Così sono sicuro di aver seminato i germi. Bravo idiota. Ma perché? Sei un criminale. Ma perché? Sei che bello. Ma perché quel coglione lì? Andate a vaccinarvi. Brutto deficiente finocchio. Non sono vaccine, ce l'ha, sì, ce l'ha con te, ce l'ha con te. Ma non lo vuole fare il vaccino? Non lo vuole. Ma a te non te ne frega niente. No, io devo dire anche allora, qui una dose in più c'è da dire. Una dose in più per altri. Io spiegare perché è un coglione di molti deve calpestare la Costituzione. Ma adesso non stiamo no, adesso abbi pazienza, aspetta, abbi pazienza, abbi pazienza, sei un idiota che non sa fare una O col bicchiere su un foglio di carta bianco e ti metti a parlare di Costituzione, ma abbi il piacere. Ma chi sei tu, imbecille d'un imbecille sdentato? Va bene tutto, dalla parola a chiunque eccetera. Ma tu dici un carrozziere, giù un attimo Mauro, tu dici un carrozziere di Mantova, ma non perché un non può parlare di Monti, perché un idiota che si mette a parlare di Costituzione, un ex carrozziere, come poi, fosse, sì, ma per me può essere anche il carrozziere attualmente, ma è un povero idiota, sì, che così si mette ad argomentare. Non è Cassese, non è Sabino. Su Cassese. Mauro, su Mauro un attimo, su Mauro, vieni, su Mauro in faccia, coglione. Ma perché? Ma cosa c'entra? Dovrei venire a Mantova forse la settimana. Forse però, la scusami, settimana Mauro, prossima. Posso dirti una cosa, Mauro? Scusa, tu hai una tua età, sei anche un sovrappeso, diciamo, non sei proprio una. Sì, non sei proprio longilineo, diciamo. Non sei un fruscello. Aspetta, riesco ancora a darle. Cioè, non, sì, per carità, sicuramente riesce a dare i cazzotti, però diciamo che sei tra quelli che potrebbero essere a rischio, magari non te ne frega un cazzo del coronavirus o del Covid. Ma rischio di cosa? Beh, il rischio di demenza sicuro, quello a rischio di demenza è certificato, quello a rischio di idiozia anche sicuro, però è anche a rischio coronavirus. Tale efficiente, se tuo padre sapesse tuo padre. Cosa fai? Ti rivolta la bomba. Ma non la tua, ma è vivo, grazie, è vivo, è vivo, Mauro, è vivo, come ti permetti, vivo, per fortuna, no, è vivo. Non è vivo, era vivo fino a 10 anni fa. Ma chi? Era ma chi? Vivo. Ma chi? Ma chi? Ma chi? Il padre naturale di quel frocio che hai a fianco. Padre naturale, ma che sei impazzito? Ma dove le prende queste informazioni? Pensa di prendere. È un povero idiota. Ah, culo, Mauro. Ciao. Eugenio da Roma è sempre peggiorato, non, secondo me non basta nemmeno l'intervento dell'intervento è peggiorato, è un imbecille. Eugenio, sì, però è andato peggiorando. Carrefour, ma cosa ciao dici? Eugenio, dimmi. Ciao a tutti, no, volevo dire che la Beccaglia se l'è cercata, secondo me. Perché d'ora in poi la mia voce non si sentirà più. Si sentirà solo le urla del silenzio.